Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, canale di Io Me Gozzo. E voglio scusarmi velocemente se nell'ultimo periodo, e come periodo intendo settimane, forse quasi mesi, sono inattivo. Ma ragazzi, sto passando avanti un bruttissimo periodo, quindi non c'è manco bisogno che ve lo dica, perché ve lo sto ribadendo in altri video. E come ribadisco in altri video, è meglio da lasciare sempre al di fuori di YouTube i problemi, perché sennò non avrebbe senso. Quindi lasciamo fuori i problemi, scusate ancora per l'assenza, cercherò di essere veramente il più presente se solo mi venissero delle idee e delle cose nuove da fare. Quindi detto questo, oggi ci abbiamo finalmente il riscontro finale tra Ronaldo e Ronaldo Junior. Già, perché vi ricordate cosa aveva fatto Ronaldo Junior? Se non lo ricordo adesso lo andiamo a vedere immediatamente. Per cui vi invito a mettere subitissimo, ovviamente come sempre, un bellissimo mi piace a spaccare, e di iscrivervi al canale, perché ci saranno altri video belli sicuramente, perché la serie non finisce qui e ci saranno altri episodi abbastanza fighi, quindi mi raccomando non mancate. E adesso andiamo a vedere Ronaldo Junior che cosa sta facendo. Signori, siamo qui con Ronaldo Junior e a breve scopriremo dove sta andando. Io ovviamente invito a seguirmi su Instagram, che trovate sia qui che in descrizione, ovviamente, per essere salutati in tutti i prossimi video e per rimanere sempre aggiornati. Quindi ve lo dice anche sempre Ronaldo Junior, ragazzi, venitemi a seguire su Instagram, così a fine video avete la possibilità di essere salutati dal sottoscritto e dal mistico Ronaldo Junior. Allora, guardate dove siamo. Siamo alla casa, cioè alla casa, potremmo dire casa, dato che ormai ci passa tutto il tempo qui. Siamo esattamente all'officina di Simon, che vi ricordate che questa moto l'avevamo spaccata, distrutta? Chi se lo ricorda? Bene, perché già Ronaldo Junior non dovrebbe né guidare Lamborghini, né guidare moto, né guidare mini moto, tantomeno, perché è pazzo di testa. Però accantoniamo questa cosa di Ronaldo Junior che gli provoca pazzie. Avevamo distrutto questa, avevamo chiesto al meccanico, siamo venuti di corsa, se riusciva ad aggiustarcela. Infatti avevamo trovato delle moto, vabbè ora ci sono delle auto, lasciamo stare auto e macchine, e abbiamo chiesto se avesse finito. Quindi ora siamo venuti qua perché papà ha iniziato a insospettirsi, non vedendo più la moto, perché gli aveva detto che l'aveva spostata, cioè l'aveva spostata nel garage. Quindi, signor Simon, è finita la moto? Signor Simon? Ragazzi, signor Simon ha buttato la sigaretta, eh? I won't sink to your level. Dice che la moto non è ancora finita. Ma come? Scusi, signor Simon, come non è ancora finita? Io ne ho bisogno. Signor Simon dice che non ci possiamo fare niente, che se la portiamo adesso... Aspettiamo, chiediamo al meccanico. Scusi, meccanico, ha finito? Ragazzi, il meccanico sta dicendo che non ha finito, ma ci manca poco. E che se la portiamo adesso, papà, potrebbe appunto accorgersi che non è la sua, e potremmo finire nei guai. Quindi, che cosa facciamo? Dice che se non vogliamo finire nei guai, di passare domani. Va bene, signor meccanico, se per lei non è un problema passerei domani. Infatti, ragazzi, il meccanico sta dicendo che potrebbe finire oggi pomeriggio e ci mette tutto l'impegno che può. Va bene, per me, ragazzi, è uguale sinceramente a quella di prima. Cioè, hanno preso una Bati e l'hanno ridipinta, gli hanno rifatto il colore, in poche parole. Forse è un po' male sopra, però vabbè, meglio di niente. Va bene, grazie, signor Simon, grazie. Ragazzi, devo correre subito al parco perché appuntamento, come al solito, con i nostri amici, sperando di non trovare cattive sorprese. Perché papà, prima di uscire, mi stava veramente alle calcagna, dicendo: Ronaldo Junior, dove hai messo la moto? Ronaldo Junior, Ronaldo Junior. Ho trovato una scusa e sono scappato di casa. Quindi non ce n'è altro che andare al parco e sghiere e andare con i nostri amici a giocare. Non potevo passare al rosso. Mannaggia, Ronaldo Junior, ti ho detto che se non vuoi rispettare i semafori, vai dal fottuto marciapiede, faccio un trick sulla macchina. Oddio, ma si sarà incazzato quel tipo. Ma non ci ho fatto una cosa pazza. Ok, vediamo dove sono i nostri amici. Dovrebbero essere qui da qualche parte. Ragazzi, non li vedo. Forse sono lì dietro. Ah, ecco i ragazzi, sono qui. Oh, ragazzi, che state facendo qua? Oh, cosa, papà? Oddio, che ci fa mio padre qui? Ah, forse starà raccontando una storia? No, perché ci sono questi due che non conosco. Ah no, questa se ne sta andando. Ok, ragazzi, non so cosa ci faccia Cristiano, ma papà oggi è vestito più hype del solito, con una bellissima felpa off-white e delle Nike Jordan per off-white celesti. Vabbè, lasciando stare il suo outfit, che è sempre impeccabile come al solito, e quell'orologio magari se lo potrebbe cambiare, papà sta chiedendo dove abbiamo messo la sua moto. Vedi, papà, era Ronaldo Junior, glielo devi dire in qualche modo.
No, e guarda, papà, te l'ho lasciata nel garage, hai visto? Papà, hai visto nel garage? Perché io l'avevo messa nel garage. Ronaldo dice che dobbiamo prenderlo in giro, che ha visto e non c'è niente. E adesso che ci inventiamo, ragazzi? Davvero non lo so. Come dici, Albert? Albert ha detto, Ronaldo Junior, ma non avevi mica bruciata, rotta e spaccata l'incidente con Messi? Papà dice di che cosa stiamo parlando, io e Albert. No, papà, niente, sai com'è? Albert ogni tanto... No, sta zitto! Niente, lascia stare! Lascia stare, papà Alberto ogni tanto sclera! No, tranquillo, non ha sentito niente. Io spero che non abbia sentito minimamente niente. Giusto, Albert? Albert, sì, non fare l'incazzato, eh! Papà dice che cos'è questa storia, l'incidente con Messi? Ecco, ora siamo fottuti. Vedi, papà! Vorrei... Ragazzi, mi date una mano, voi tre, per favore? Vedi, papà, è successo che... Stanno discutendo amaramente, ragazzi. Ronaldo si sta iniziando a incazzare e dice: figliolo, cosa stai tramando? E allora, Ronaldo Junior sta spiegando che accidentalmente ha preso la sua moto Supreme per Vuitton, quella moto spettacolare, rossa, quella conoscete, quella che avevo visto prima. E disgraziatamente quella moto è rotta, cioè è esplosa in un piccolo incidente con Messi. Però Ronaldo Junior sta dicendo a Cristiano che non è nulla di grave. Cristiano sta dicendo: come nulla di grave? Ora ti spacco di mazzate! Ronaldo Junior sta dicendo che abbiamo già provveduto a prenderne un'altra di quel tipo. Cristiano Ronaldo sta dicendo che non ha parole. Papà, ti prego, non ti incazzare. Albert, zitto! Cristiano sta iniziando a parlare tra sé, sta iniziando a sbuffare, sta iniziando a incazzarsi, dicendo che noi avevamo permesso di prendere la sua moto. Albert sta dicendo che tanto ora a sto punto noi ci diciamo la verità. Albert, ma tu... Vuoi mazzate proprio oggi? Cioè, vuoi proprio botte? Vuoi fare a botte? No, scusa, hai iniziato tu, eh? Guarda che hai iniziato tu. Oh! Basta! Togli la prima persona, Ronaldo giù, ecco. Scusa, Albert, ma ti sembra molto di dire davanti a mio padre quelle cose? No, scusa, Francis, non era te il cazzotto, ma era lui. Ti sembra molto di dire a mio padre che gli ho rubato la moto e l'ho spaccata, l'ho bruciata nella cosa con l'incidente con Messi? Ma sei scemo? E adesso papà si sta incazzando con me, dicendo che questa cosa è perdonabile. E Albert si sta lì a guardare, Albert, sei deficiente. E colpo di... vabbè, sì che se ne sarebbe accorta, però... Ragazzi, aiuto! Questo mi vuole picchiare, no! Non posso far così ogni volta. Alberto, sei un pezzo di cacca! Sei un cane, colpa tua, deficiente! Di chi è stata l'idea? No, non mi prende tutte a botte però, eh! E basta! Ora da Junior, che fai? Scusi, signora! Papà, ascolta, c'è un'altra moto da Simon! Non rompere le scatole! Ok, ragazzi, ora tipo che si picchiano a sangue. Io scappo, aiuto! Ci vediamo a casa, ciao papà! Dai, Ronaldo Junior, cammina! No! Ma Francis, ma tu che cazzo vuoi? Ma che vuoi, Francis? Te ne vai? È una cosa tra me e mio padre. Vattene! Sì, ce l'ho fatta! E adesso, papà, come la mettiamo? Che tu sei infortunato e non puoi salire fino a qua? Allora ti faccio un colpo segreto adesso che ci picchiamo a sangue fino alla morte. Scare, boom! Minchia, in pieno petto! Ok, papà si è incazzato ancora di più. Ah, senti, ragazzi, me la sgommo. Me la sgommo. Aia! Papà è incazzato nero, ragazzi. Quando papà prende quella mazza, sono guai. Sono guai. Papà, dobbiamo continuare ancora a lungo questa storia. Adesso ti asfalto con la mia nuova PC. Escare! Oh, no! Oh, sono caduto! Ah, ho perso un po' di sangue, lo ammetto. Ronaldo, c'è tutto bene. Scommetto che cammini storpio perché ti sei fatto male alla gamba. Forse dovremmo andarcene. Tuo papà è incazzato. Ronaldo Junior riesce ancora, si è fatto. Vedete, ha preso un volo di 2,5 metri. Porca miseria. Ragazzi, ma avete intenzione di aiutarmi? No? No? Vabbè, di fronte a Ronaldo, ragazzi. Aia! Basta! Quella mazza, papà! Aia! No! Ragazzi, mi sta ammazzando! Signore, aiuto! Aiuto, signore! No! Non scappi! Aiuto! Vai! Colpo segreto! Prendi la mazza, Ronaldo Junior! E adesso come la mettiamo, eh? Ti prendi ancora ammazzate! Brutto infame! Basta picchiare! Oddio! Dobbiamo fare quella storia, papà ci può picchiare a sangue! Prendi questa! Adesso vediamo che comanda! Dai a terra! Basta! Io ci ho spiegato che c'è l'altra già molto pronta da tirare le scacco, ragazzi! Mi fa malissimo la gamba! Aiuto! Aia! Papà! Albert! Puoi fare qualcosa dato che mi hai messo tu nei guai, brutto! Infame! No! Fate un liscio! Fate un altro ancora! Un altro ancora! No, ecco! Mio Dio, ragazzi, cosa è giusto in tempo? Papà sembra essere uscito completamente inerme dallo scontro.
Francesca sta dicendo che non è questo il modo di risolvere le cose tra padre e figlio. Sì, ma sai, Francesca, lui risolve le cose così, quindi non ci possiamo fare niente, vero papà? Intanto dice che di stare zitto prima che cambia idea ci picchia ancora. Ok, ragazzi, siccome oggi ce l'hanno praticamente tutti con me, l'ho spinto questo e si è incazzato. Ora me ne vado perché non si può. Quindi, se meglio mi aiuto, perché Cristiano Ronaldo non è andato giusto, veramente ti picchiate a sangue con la mazza. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, ragazzi, mettendo un bellissimo mi piace, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate magari con qualche video che vorreste vedere, che magari finora non abbiamo ancora fatto o che vorreste rivedere, non lo so. Per cui mi raccomando, non per passare adesso. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, vi ricordo che lo trovate qui e giù in descrizione per essere salutati in tutti i prossimi video. A proposito, quindi cercate chiocciola @ArianAntony, mettete mi piace, seguite, fate tutto quello che volete, perché per me adesso, ragazzi, saluterò alcuni di voi. Voglio salutare Alessio02004, Carol Stigliano, Mirko Asia328, Juvid Best e Emanuele4476. Questi, ragazzi, sono i 5 bomberini di oggi che io e Ronaldo Junior abbiamo salutato. A proposito che Ronaldo Junior, ma la smetti di fare a botte con tutti oggi? Ragazzi, Ronaldo Junior, minchia, è peggio di un incontro di wrestling. Oddio. Ma cosa sta succedendo in questo episodio, signori? Oh, basta! E mi lasciate stare tutti oggi? E Madonna! E ma che vi ho fatto di male? E condividete video con i vostri amici. Vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali di Omegozzo. E se volete essere salutati in tutti i prossimi video, vi basta seguirmi su Instagram, come vi ho già detto prima. Per questo video è tutto, ragazzi. Qua Ronaldo Junior che oggi farà l'incontro di wrestling finale. Guardate quanto sangue ha perso. Noi ci becchiamo tutti quanti nel prossimo video, quindi spero vi sia piaciuto. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi, per quei pochi che ormai ci sono. Un negozio, bella per tutti e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!